Valformazza, paradiso degli sciatori con i suoi stupendi campi per principianti, i suoi itinerari sciistici e la perfetta organizzazione alberghiera. Culla del Toce, che forma le più poderose cascate delle nostre Alpi, si appresta a dare un contributo notevolissimo alla battaglia autarchica con le due grandi dighe che ne sfruttano le risorse idroelettriche, costruite dall'impresa Umberto Girola per incarico della società Edison di Milano. Al paramento della valle di Morasco si profila già nella sua imponenza la diga a gravità di calcestruzzo, che sbarrerà la piana ad un'altezza di 1850 metri, creando un lago di 17.500.000 metri cubi. La diga avrà una lunghezza di 520 metri e un'altezza di ritenuta massima di 58 metri. Data l'altitudine della regione, che non permette di tenere aperto il cantiere più di 4 mesi all'anno, è stato necessario predisporre installazioni grandiose in modo da permettere una concentrazione intensa di lavoro nella stagione estiva. Si sono dovuti perciò costruire ex novo, strade d'accesso, baracche per uffici, magazzini e, a sostituire il paesetto di Morasco, destinato a scomparire sotto le acque del lago, più in alto è sorto un intero villaggio operaio, dove sono ospitati i 1200 uomini che lavorano normalmente all'impianto. Poiché, inoltre, nella zona immediatamente vicina alla diga non si è trovata né ghiaia, né sabbia, né pietra buona per produrre l'una e l'altra, si è dovuto andare oltre 3 km per trovare una cava di pietra adatta. Ne è conseguita la necessità di costruire una ferrovia di servizio lunga 3 km che dal cantiere va alla cava. Nelle cave gli operai si servono, per il loro duro lavoro, di martelli perforatori, azionati da 9 compressori che assorbono 750 cavalli potenti. Quindi il pietrame viene caricato su vagoncini che, riuniti in tanti treni, vanno all'impianto di frantumazione, dove viene rovesciato in potenti frantoi che riducono il volume dei grossi blocchi. Dopo questa prima frantumazione, il pietrame viene convogliato a mezzo di un altro treno alle macine e ai frantoi secondari per ottenere il quantitativo e qualitativo necessario di ghiaia e sabbia che, opportunamente dosato, verrà caricato con il regolare peso di cemento nelle betoniere. Dai cantieri
cantieri di Domodossola, che partono giornalmente le lunghe teorie di automezzi che trasportano il carico di cemento occorrente lungo circa 50 km di strada, fino alle potenti teleferiche che lo convogliano in vagoncini, coperti a protezione dall'umidità atmosferica fin sul posto di impiego. Qui appositi macchinari, detti coclee, trasportano il cemento che passa quindi su carrelli dosatori alla pesatrice automatica, che ne regola la quantità occorrente per la miscela con ghiaia e sabbia, che nella betoniera dà nascita all'impatto di calcestruzzo. Il calcestruzzo viene a sua volta raccolto da carrelli autotrasportatori che lo convogliano alla diga in costruzione, per la quale è previsto un volume di calcestruzzo da porre in opera di 250.000 metri cubi. Una imponente armatura in legno e ferro è affiancata alla diga per facilitare il trasporto e la messa in opera del materiale, che si svolge con la più impeccabile e pratica precisione meccanica. Il sistema della messa in opera è duplice. Sulla prima parte della diga, la più bassa, avviene a mezzo di un pontile di legno sul quale scorrono due travi gru inclinate, e nella parte più alta a mezzo dei cosiddetti blonde end. Il calcestruzzo trasportato dai carrelli autotrasportatori viene scaricato dalle tramogge nelle penne delle gru inclinate e dei blonde end, e da queste trasportato in sito senza ulteriori trasporti. Sul posto, operai specializzati curano la regolare messa in opera e distribuzione del calcestruzzo, il quale viene naturalmente versato entro apposite armature affinché prenda la sagoma voluta. La cabina di comando, un solo uomo, regola a mezzo di leve il complesso movimento dei carrelli della teleferica. Mediante il pilone oscillante che porta il nome dell'inventore ingegner Blondel, i carrelli scendono fino alla quota voluta, si aprono liberandosi del carico per poi risalire e caricarsi nuovamente. Seguono le iniezioni di cemento. Per poter lavorare all'asciutto, all'inizio dei lavori fu costruita anche una piccola diga di ritenuta e di derivazione. L'opera è stata iniziata nel giugno 1936 e, pur potendo lavorare solo 100 giorni all'anno, sarà ultimata nel 1939. Ma fin da ora è possibile sfruttare l'acqua defluente per azionare le turbine e risparmiare carbone.
L'acqua del lago, convogliata con tubazione del diametro di metri 1,50, collocata in una galleria lunga circa 6 km, è utilizzata, mediante una condotta forzata pure essa in galleria, su un salto di 500 metri nella centrale di pompa. L'energia invernale di alto valore che verrà creata da questo invaso, tenendo conto della successiva utilizzazione nelle centrali a valle già in funzione, può valutare a circa 50 milioni di kilowattore annui. In novembre vengono sospesi i lavori per la stasi invernale, che nelle alte regioni alpine si prolunga normalmente per oltre 7 mesi all'anno. Così, nei cantieri già vibranti di aprile lavoro, si distende con la neve un grande velo di silenzio. Nel vasto pianoro di Morasco, il manto nevoso raggiunge lo spessore di qualche metro e tutto il cantiere ne rimane quasi sommerso. Le forme si uguagliano, le linee si raccordano, solo le complesse ed imponenti strutture di legno e di ferro dei pontili e delle gru si ergono sul mare bianco e si stagliano nitide nell'azzurro del cielo.